Gennaro, Gennaro, svegliati, ti ho portato la colazione. A Gennaro, Mauro, è svegliati, già qua. dobbiamo andare in colonia, vieni. Gennaro, Già, stavo riposando così prendi la breve. colazione, dai Ma sei già poltrone, venuto? dai poltrone, dai su. Stavo riposando. Riposo, di riposo non è morto nessuno. Guardo. Cari amici, siamo qua in colonia Luraschi. Questo è un bellettino, guardalo Questo è un lettino, qui c'è Mauro. la cosa, Della c'è serie quello che rimasta la rimane. coperta di lana qua. Ah, ma devo dire che era, sai che era comodo. Eh sì, era comodo, Sì, è osteria, faccio il comodo, sonnellino. incredibile. Forse non è detto che una cosa come ce l'abbiamo adesso, mettere le scarpe, non è detto che una cosa che, come ce l'abbiamo noi per forza sia più comoda delle cose antiche. Perché in pratica questi li facevano così com'era, con una parte di tessuto di lana molto Queste qui bello. sono Magari a coperte volte abbastanza senza antiche, molle, tengono così, con un po' caldo. di lana è sempre meglio. Oh, qui Vuoi si sta bene. provarlo? Sì. Vuoi provarlo? Dimmi come ti senti. Bestia. Insomma, sto molto comodo. Ci sta bene volendo, Sì, sta comodo, è leggero. Chissà chi ci ha dormito su. sì. E qua, cari amici, siamo al valico con la Svizzera. Attenzione ai denti. Notare la bella ragnatela come piace a me. Attenzione ai denti. E siamo verso il valico della Svizzera. In effetti si vede tutto sbriciolato delle mura. Lì si è sbriciolato. Sì, ma lì No, secondo ti prendi un po'. me. Niente. Adesso Questo è il lettone, qui ci sono due comodini. andiamo nella prossima stanza. Ah, qui c'è l'infermeria, attento. Vogliamo fare tipo una scenetta, sì, si può Io sto anche. registrando adesso. Sì. Sì, vabbè, così prendiamo. Allora facciamo una scenetta, vediamo se riprende da qua. Vediamo se Passiamo un po' la voce riprende. perché ci sentono. Sì. Vediamo cosa riprende da qua. Mauri, registriamo così. Tu fai il medico. Non attaccandoci, comunque. Fa niente, mettiti qua. Ma sono di spalle, Qua. Io questi cerco scenari. di. Vediamo un Dottore, mi sa che è troppo stress. Sì, qui, sto Mi qui. sa che è stress. Infatti la pecora. Mi sa che è un sacco di Un po' di stress. riposo. Voglio fare troppe cose Un e po' di dopo riposo. non. Passi la gamba. Perfetto, iniziamo con l'altra. Chissà che No, voglio è fare un po' di troppo stress stress, adesso voglio un quello. po' di riposo. Quindi, troppo stress, Sì, dottore. molto stress, il lavoro stanca, Troppo bisogna essere. stress. Guarda la padella ci hanno lasciato, che hanno fatto i fagioli. Boh. Boh. Allora, l'hanno montata adesso. Qua abbiamo addirittura la credenza con i medicinali scaduti. Sì, e beh, Fuil, ma questi pomata, medicinali varie pomate. Ah, del dobbiamo mare. dire, una volta c'era la macchia, poi evidentemente ogni tanto qua ci Ma quello lì vengono, cos'è? hanno Dove mettevano pulito, dentro le sì, dove cose? serviva come pisciatoio Che evidentemente. vomito, uno che Sì. vomitava. E, praticamente qua c'era la macchia, dicevano macchia di sangue, invece no, era una macchia di. Allora, Tranquillo, perché presente. sennò Qua ci guardate, gli urbex a questo punto vedevano la macchia, dicevano cosa era la macchia di sangue. Invece era la macchia di mercurio cromo. Sì, mercurio cromo. Mercurio cromo. Perché eravamo. E quindi facciamo anche sapere cosa usavano una volta. Sì, guarda Mauri, in effetti ogni tanto mi dimentico perché è troppo bello il posto e io mi dimentico e parlo ad alta voce, invece No, non ma si può sentite parlare ad alta voce. il sistema di
Si compra un chilometro. Continuiamo. Molto bella Svizzera. Si riesce a Svizzera. Sì, ma se fa troppo coso non viene bene. No, no, rimpicciolisce. Aspetta, il Monte della Svizzera. Monte della Svizzera con la dogana di Arcio. Dal balcone dell'Uraschi. Tutto sbriciolato questo. Guardate. Qua, belli pisciottoli, e dove c'erano tanti. Qua erano i bagni. Quindi vari bagni che c'erano qua all'Uraschi, erano centinaia di bambini, quindi c'erano quattro grosse parti di bagni. Questo è il dormitorio. Magari. Sì, sì, è il dormitorio. Intanto andiamo giù. Ecco, siamo alla parte bassa. Qui la scuola. I bambini dove venivano professore si sieda. Però qui sono un po' più. Allora che cosa ci parla? Che sono interrogato oggi. Aspetta che. Non mi trovo tanto. Però c'è la luce che mi sbatte contro. Oh, non è che ci c'è. Aspetta che devo fare una foto più concentrata. Ecco qua i banchi dei bambini, dove i bambini venivano a studiare. Ma senza ingrandire, però si vede una palla, ci sai cosa, si vede la luce che va a sbattere contro. Facciamo l'appello. Sì. YouTuber Mauro, eccomi presente. Denaro Pellini, guardate, ci siamo tutti ragazzi, un bel like, un bel like, mi raccomando. Manca solo il vostro like e la vostra visualizzazione. Giusto, mi raccomando, seguiteci. Non avete idea, questo pavimento ci trema sotto i piedi. No, sono quei vecchi pavimenti che sono fatti così, non sono di cemento, sono sì, fatti diversamente, okay. L'amalgama, è l'amalgama che fa un po' di tremolio, ma è l'amalgama speciale. Quelle sono le moto che vengono da Arcio, fanno quel rumore così. Andiamo verso di là. Ah, spartini qua, continuano a minacciare. Red zone, zona libera, zona libera. Mauri, zona libera. Zona libera. Ecco, qui era tutto sbarrato. Qui un altro bigliardino. Mamma, che brutto quello. Questo è un bigliardino scassato. Gli svizzeri stanno là, potrebbero controllarci. Le guardie svizzere. Vecchio bigliardino scassato. Adesso,
Lo prendi un attimo. Ok. Fai su l'aspirapolvere lì. Questa è una vecchia aspirapolvere, aspirapolvere. Ah, capire. Guardate questi banchi. Questi sono i bambini piccoli. Sì, banchi per i bambini piccoli. Banchi per i bambini piccoli. Banchi per i bambini piccoli. Questa è un'altra sala, è un'altra scuola. Aspetta che faccio una foto qui. Dov'è la parte? La vecchia lucidatrice che ormai non lucida più nulla. Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede provinciale di Varese, colonia Montana, Luraschi, via Alvezia, 21050 CAP, codice avviamento postale Saltrio, provincia di Varese. Ci siamo qua alla Luraschi, Paolo ha già iniziato dei video e adesso ci accingiamo a fare mano a mano tutto. Perfetto. Bene. Vediamo se la memoria digitale vediamo. Sì, aspetta. Faccio fare il 69, 77, sì, puoi fare la ripresa. E siamo a Luraschi. Siamo a Luraschi, amici, incredibile ma vero, siamo a Luraschi. Non siamo apprezzatissimi, ma va la no, 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 ma va benone. Va benone lo stesso. La stanza dove venivano i bambini a studiare qui a Luraschi. Le docce e la zona dove si cambiavano i vestiti, gli armadietti e le docce. Quindi abbiamo gli armadietti e di qua altri armadietti. Tantissimi, ma qua erano, i bambini erano a centinaia. Io penso che armadietti così grandi, io penso che alcuni armadietti fossero pure per più persone, perché io ricordo i tempi della scuola, magari erano per più persone gli armadietti. Incredibile. È rimasto pure quei sacchi di plastica per mettere dentro magari il vestiario. È un 32 questo qua, bello. La boccia di vetro del lampadario come una volta. I lampadari come quelli di una volta, con la boccia vetro bianca, agli armadietti qua. Discesa di qua, venite con noi. Le vecchie lavanderie. Scusa, ecco il piede caprino. Vecchie lavanderie,
che si sente ancora un po' di dolore nel caso, fammi vedere il computer, fammi vedere tutto qua, oppure adesso prendiamoci, visto? Riprendiamoci tutti e due, alle lavanderie, dai. Aspetta, faccio una foto qui e sono a posto. Riprendiamo sulla lavanderia. Ah, tutte e due? Sì, tutte e due. Allora, in breve, i Muraschi è la colonia per bambini sorta prima della seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale i bambini venivano qua, anche orfani di guerra, così lavoravano e studiavano, un po' come abbiamo visto l'hotel Prealpi di Vizzù, qua vicino, siamo a 2 km da Vizzù. Saltrio, siamo a Saltrio, provincia di Varese, colonia di Laschi. Nella seconda guerra mondiale i bambini venivano qua, di solito orfani di guerra, e cosa succedeva? Nel caso, perché il confine con la Svizzera? Siamo al confine con la Svizzera, 20 metri dal confine con la Svizzera. Perché nel caso di guerra i bambini c'era un trattato messo per iscritto, che nel caso la guerra fosse arrivata qua fino al confine, i bambini sarebbero andati in Svizzera, espatriati in Svizzera, e si sarebbero salvati in Svizzera, che nella seconda guerra mondiale era già paese neutrale in pace. Perfetto. E lavoravano e studiavano qui i bambini. Le lavanderie sono rimaste. E beh, insomma, buono. Lavanderie. Qua per tessuti. Qua così. Bene, andiamo. Vediamo la chiesa. Che ore sono, Mauri? Adesso, aspetta, posso... Vedi. Qua sono le 16:50. E cari amici, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Prego, Gennaro, si sieda, che ci confessiamo. Prego. Dica i peccati. Dica i suoi peccati, avanti. Sa, Padre, una volta al mese vado con un mio amico a fare gli urbex, andiamo nei luoghi abbandonati, è grave. Ma non è un peccato quello, anzi, adesso ho la mia soluzione, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti assolvo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma è buio. No, ma si vede, Si vede. Va bene. Perfetto. Cari amici, volevo presentarvi Luigi Cortile, della Guardia di Finanza. Lui stava proprio qua, nei pressi, durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1943 al 1945, a far passare gli ebrei dal valico con la Svizzera tramite documenti falsi, è da santo, sì. Per far passare gli ebrei in Svizzera. Luigi Cortile, questo è il santo del luogo, che si riferisce al Luraschi. Perfetto. Questo luogo siamo nella chiesa del Luraschi. Benissimo, cari amici. Alla prossima. Allora. Attento, Fate un like e alla prossima, cari amici. Dal Luraschi. Se ho paluce, ti Saltrio, metto così. Provincia di Varese. Perché? La colonia abbandonata, aspetta.
La colonia abbandonata. Saluto Mauri. Un bel like, speriamo che vi sia piaciuta, è anche un po' inquietante, ma forse non come quelli che avete visto, gli altri youtuber che avete visto, perché qui c'è una novità, guardate qui dentro. È terribile, hanno fatto i riti strani qua. Praticamente siamo arrivati qui, abbiamo fatto anche la colonia dell'Uraschi in una giornata d'agosto tranquilla, di ferie per molti di voi. Al 3 di agosto 2017. 2017, quando molti di voi magari saranno felicemente a mare, noi siamo qui a fare urte per voi. Quindi like, mi raccomando, non deludeteci, cercate di sostenerci, seguite, seguendo il nostro canale e mettendo like soprattutto. Quello. Bene. Da Mauri a Gennaro Gelmini. Gennaro Gelmini, 3 agosto 2017, Colonia Luraschi. Ciao a tutti. Cari amici, vi salutiamo, col tempo è scaduto. Colonia Luraschi, Colonia Luraschi, 3 agosto 2017, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri. Ciao, like. Bicchiere per il caffè. Bicchiere per il caffè. Tutta Italia. Biliardino. E qui raffigurato il custode di Greenland. Custode di un parco giochi che andammo a visitare, Greenland. Cari amici, ci avviamo all'uscita, qui la porta no, la porta no è la porta dell'uscita. La porta no, qui e porta no. Accingiamoci a uscire, buongiorno tutti. La scalinata, ed ecco siamo fuori. Minchia che caldo. Presentiamo di qua. Madonna che caldo, si stava meglio lì dentro. Ragazzi, lì dentro si stava meglio, qua siete. Di qua? Non cadete. Quello è l'Uraschi. A vedere, quello è l'Uraschi. Vedete? Di qua. Aia, le spine. Oh. Occhio che gay spin. Questa non è una recinzione normale, lo fai un tizio Mauro. Non è una recinzione normale questa. È la recinzione del confine di Stato. Quello è il confine di Stato. Quindi questo è il confine di Stato Italia-Svizzera. Di là è già Svizzera. Se noi solo scavalcassimo saremmo spacciati. Realmente, perché andremo in Svizzera senza autorizzazione, non potremmo scavalcare di qua, dobbiamo andare dal valico. Quindi è incredibile a quanta distanza siamo, 20 metri qua. Qui c'è proprio Svizzera. Il confine svizzero e di là lì c'è la colonia. Una casa dei svizzeri e poi l'Uraschi. Beh, bene, riprendo io. E qua, incredibile, l'Uraschi. Vedete? Quanto siamo vicini alla Svizzera. L'Uraschi, incredibile.
Guardate tutti gli uraschi, cari amici. Ecco. Allora, cari amici, questo è l'uraschi, vi salutiamo. Questa è la parte esterna. La parte esterna è l'uraschi. Andiamo a vedere qua. Beh, vado... Vedete, cari amici? Detto abbiamo poco tempo. Questo, vi ricordate la porta in tanti bei video? Ed ecco qua, infatti. Colonia, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, Istituto Loraschi, Colonia Montana. Cari amici, vedete, ci siamo venuti veramente. Ci siamo venuti veramente. Che ne dite? Siamo noi. Io e YouTuber Mauri. Ecco, ci siamo venuti. Mettete un like. In due ci stanno, aspetta che metto giù il zaino. Cari amici, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Bellissima, siamo riusciti a venire all'uraschi. Adesso il tempo è terminato, ma noi stiamo alla mezza giornata, meglio, perché questi posti abbandonati, finché stai a mezza giornata, bene. E cari amici, questo è l'uraschi, guardate. E qui a 20 metri abbiamo le guardie svizzere, ma ormai non c'è, bene.